Eccoci qui, andiamo insieme. Allora, parliamo di Inter, Paolo, per fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda, non per fare i conti in tasca a Steven Zhang, per carità, però insomma c'è una questione dal punto di vista economico da approfondire. No, certo, anche perché i tifosi dell'Inter vogliono sapere chi sarà il prossimo proprietario dell'Inter, se Steven Zhang, un fondo, lo stesso Oaktree che rivendica appunto un prestito importante, un credito importante nei confronti di Steven Zhang stesso. Oggi la Gazzetta rilancia con la volontà ferrea del proprietario cinese di tenersi l'Inter. Ricordiamo che Zhang deve ridare a Oaktree entro maggio 2024 una cifra ingente, un prestito che si attesta intorno ai 350 milioni di euro. 275 milioni era la cifra che Oaktree aveva prestato a Zhang, i restanti 75 sono invece il tasso di interesse che si deve a Oaktree. Qualora non dovesse restituire questa somma, l'Inter finirebbe appunto nelle mani di Oaktree, così come ai tempi il Milan finì nelle mani appunto di Elliott. Perché però pare che Zhang voglia tenersi l'Inter? Innanzitutto, con una scadenza così vicina, perché parliamo di 5-6 mesi al termine di questa scadenza appunto, non c'è stata ancora nessuna due diligence. La revisione dei conti che viene fatta quando un club sta per essere ceduto. Sappiamo di interessamenti nei confronti dell'Inter, si è parlato, scrive la Gazzetta, di un fondo americano, di uno orientale, che però hanno a gambe levate se la sono data nel momento in cui Zhang ha chiesto 1,3 miliardi per la cessione dell'Inter. E poi lo stesso Zhang, che ha dichiarato all'assemblea dei soci di vedere un futuro ancora a medio-lungo termine nell'Inter, che anche privatamente ha fatto sapere di volersi tenere l'Inter e che è pronta a rifinanziare questo debito, quindi riparlare, rimettersi al tavolo con Oaktree e rifinanziare nuovamente un debito che oggi si attesta sul 12% a livello di tasso di interesse, quindi potrebbe essere ancora più alto. Però insomma, queste sono le voci che circolano. Zhang che vuole rilanciare e tenersi nei nerazzurri. E non è facile, perché qui hai, intanto devi rifinanziare eventualmente cercando di spuntare un tasso di interesse più basso del 12%, che è un tasso di interesse clamoroso che ha spuntato Oaktree. E però il tempo stringe, Paolo, perché qui a maggio sono 350 milioni di euro da trovare in qualche modo. Sì, sì, però ne parlavamo anche lunedì, no, in trasmissione, sì, quel processo, cioè c'era proprio la netta sensazione anche dalle dichiarazioni che aveva fatto Zhang subito dopo l'assemblea degli azionisti, dove avevano praticamente certificato il nuovo passivo, no, da 85, sì, comunque in crescita, in positivo ovviamente. Ma è anche comprensibile la sua scelta di non cedere l'Inter in questo momento, perché comunque al di là di una visione ed interessi di politica sportiva, poi lì c'è sempre dietro il governo cinese, eccetera, certo, eccetera, quindi non sappiamo lui che input ha, no? Perché noi magari pensiamo che lui e il padre decidano in totale autonomia e magari hanno degli input dal governo. E poi onestamente, dal punto di vista finanziario e del business, con l'ipotesi costruzione nuovo stadio, la speranza di Zhang al minimo è quella di accrescere ulteriormente il valore del club. E quindi, se riesce a rifinanziare il debito, se, come vero raccontano anche fonti finanziarie, ha rifiutato proposte sul milione perché non arrivavano a sul miliardo perché non arrivavano al 1,2 miliardi, è chiaro che continuando col player trading, continuando ad entrare in Champions e con la costruzione dello stadio, ipotizza farà il mondiale per club. Quasi il certamente nel 2025 club, che è ricchissimo. Il mondiale per club, la nuova Champions, sì. Quindi onestamente non è in assoluto il momento per vendere per un club importante. Ricordiamo che ha chiuso a meno 85 milioni di euro, però in miglioramento di 55 milioni rispetto all'annata precedente. Chiaro. San Siro sempre pieno, fatturato da oltre 400... La finale di Champions, ragazzi. Finale di Champions, il cammino in Champions incide tantissimo su un club. Sì, poi... infatti molti gli uomini dei conti dei club dicono per loro è importante arrivare nei primi quattro posti. Ha maggior ragione quest'anno, perché l'anno prossimo la Champions League sarà ancora più ricca di quella di adesso. Il mondiale per club, quattro partite in più avrà. Sono quattro partite in più, il mondiale per club del 2025, l'Inter praticamente cosa fatta, perché basta che vada agli ottavi di finale di Champions e si garantirà questo posto, che ha un montepremi faraonico, cioè clamoroso, no?
Sì, sì, ma dal punto di vista del business è molto comprensibile il fatto che Zhang non voglia cedere adesso e cercare di rendere il club più profittevole tra qualche anno. Cioè, secondo me ci sta, ecco. E devo dire, può piacere o no, Zhang può destare sospetti. Beh, Danilo piace però... moltissimo, per esempio. Sì, Danilo vuole lo Zhang che Inzaghi. Lo adora. Quello che ho capito, sia Danilo... Zhang che Inzaghi. Sì, 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 è proprio una questione fonetica. No, però, sì, cioè, ragazzi, Zhang e Inzaghi... Può piacere o no, però ti ha portato trofei, certo. E comunque una navigazione importante. Dai, la finale di Champions. Sono con te, Paolone. Complimenti vivissimi, hai disegnato uno scenario perfetto per quanto ne so io, per quanto mi dicono le mie fonti, scusate, ho anch'io qualche fonte tuttora in vita. Allora, io in 5 parole, in puro dialetto milanese, riassumo la tua sai che Gianni Brera le chiamava articolesse. Stai a sentire. I cines in a buletta. Punto esclamativo. Cioè, beh, i cinesi sono, non c'han più sono senza soldi. Non c'han più soldi. Sono strozzati dal governo che gli impedisce di fare investimenti all'estero. Sì, sì. Sono messi molto male. C'è da preoccuparsi. Però finché hai un dirigente come Marotta, secondo me puoi dormire sonni tranquilli, Danilo. No, io è l'ex Juventino Marotta. Io non ti va bene manco lui? No, assolutamente. ma anche con un allenatore, questo allenatore è una garanzia, dai adesso. Ma come una garanzia? Scusa, proprio l'altro giorno. L'altro giorno. Ho acceso l'incendio. Simone Inzaghi, due punti aperte alle virgolette, mi pare Corriere della Sera. Ecco. Forse sotto quel famoso titolo di cui vi ho parlato prima, sì. C'è solo l'Inter. Ha detto testualmente, secondo il giornale, abbiamo cominciato un ciclo vincente. Ah, complimenti vivissimi. Il ciclo vincente. Beh, il regalo dello scudetto al Milan e a Istanbul. Vabbè, e a Istanbul è successo qualche cosa di importante o no? Beh, ci sei arrivato. È arrivato in finale, dai. No. Ma allora io vi devo dire tutte le frasone che ho incollate in testa. Me le dici dopo. Mille volte quella di Vincent Lombardi. Tanto ormai il coach più importante nella storia del football americano. Nello sport la vittoria non è la cosa più importante, è tutto. L'Inter ha giocato, ma non va bene, l'Inter però, effettivamente sì, ha giocato una buonissima detto partita questo, Istanbul, però hanno vinto gli altri. Detto questo, hanno vinto gli altri. Vabbè, Luciano, allora, dimmi due cose di Zhang. Fa bene a rimanere aggrappato all'Inter? Fa bene a cercare nuovi finanziatori per ridiscutere il debito? Oppure secondo te a maggio si chiuderà questa storia tra Zhang e l'Inter e l'Inter andrà nelle mani di Oaktree? Qui non ti so dare un giudizio anche perché conosco poco la materia. Ti dico una cosa con certezza, considerando tutta la ritornata dalla Cina, che lì il presidente cinese ha detto stop quello è vero, e lì sono tornati tutti indietro, qualcuno no, non ha preso neppure tutti gli stipendi, tanto per dirtelo. Quindi sicuramente avrà delle difficoltà Zhang, su questo non c'è dubbio. Che poi dopo regga la situazione, io se mi parlate del 12% su 350 milioni, il 12% di interessi... No, su 200 mi dico che si raggiunge la cifra astronomica. 275. 350 è a quanto salito esatto, il debito. Esatto, è arrivato a 350 proprio in virtù dell'interesse del 12%. Ho capito, quindi sono cifre astronomiche queste qui, attenzione. Però ovviamente parlando dello stadio nuovo, parlando anche delle vittorie, per esempio la nuova Champions, eccetera, e con una squadra competitiva si può, e poi soprattutto, attenzione, non per ultimo, avere dirigenti come Marotta e Ausilio che cercano di fare alla lira quello che sostanzialmente altre squadre buttano così prendendo 8-9 giocatori per volta. Per cui è anche giusto che possano pensare abbiamo speso tanto, continuiamo a spendere qualcosa
per vedere di rientrare di qualcosa. Questo ci può pure stare, però che Zanche possa tenere a marzo, fino a marzo praticamente l'Inter, io questo non ve lo so dire, né mi metto a fare dei pronostici, anche perché conosco le difficoltà cinesi, in quanto che sono venuti via alcuni amici miei e mi hanno descritto tutto. Thomas, come finisce questa storia? Sono dinamiche molto, come si può dire, sono cose segrete loro. Noi non sappiamo bene quello che stanno facendo, però quello che Zhang sta facendo, nonostante le sue offerte, delle offerte che ha avuto, lui ha voluto, voleva 1 miliardo e 2, anche 1 miliardo avrebbe ceduto la quota, ma lui... Thomas, scusa. Sì, prego. E tu pensi, ascolta, che lui chiede 1 miliardo e 2 e gli altri offrono 1 miliardo, se ci fosse stata la volontà di cedere, ma soprattutto di comprare... È questo stavo dicendo, Luciano, è proprio quello che stavo dicendo. Appunto questo, se gli hanno offerto questi soldi e lui non vuole cedere, perché adesso, come dice lui, è legato all'Inter, è quello che vuoi... E secondo me ha la sua strategia per arrivare a prendere questa Inter, perché farà un rilancio, sicuramente si farà un altro debito, ma come diceva Paolo prima, cerca di vincere qualcosa e di guadagnare ancora qualcosa e acquistare più valore però, di questa società. Se tu non è che puoi ripianare i debiti con altri debiti, certo, perché sennò entri in un circolo vizioso. Certo, gli interessi diventano anche il 12%, sono tanti, però lui, secondo me, nella sua testa sta cercando di capire, dice questa squadra è forte, magari mi tolgo qualche soddisfazione e poi a quel punto le cose possono cambiare. A me risulta che la cifra sia qualcosa di più di 1,2. Sì, beh, sì, Danilo, quello oggi era 1,3. Oggi era, qualcuno scriveva 1,3, che ma, sia, insomma, sia, però sta, lui però, sta salendo, la cifra sta salendo. È comunque un rischio, ragazzi, cioè qui stiamo parlando di un rifinanziamento del debito, qui si sta giocando comunque col fuoco, si sta scherzando col fuoco. Poi lasciamo stare che l'Inter in Italia domina, vince lo scudetto, vince in Champions, ma se capita un'annata storta, è quello, l'Inter, ma secondo è messa il suo male. Punto di vista, Antonio, però crede che hai un dirigente capace come Marotta che ti vende un giocatore come Onana a 50 milioni e poi vai a fare disastro al Manchester United, lì è tutta plusvalenza. 55 milioni puliti, certo. Lì è la bravura del dirigente, perché certo, poi l'Inter certo. Prende i soldi della Champions, i soldi della plusvalenza, si rimette in sesto, in moto con il bilancio, e ora il disavanzo è comunque... Lukaku, allora arrivo lì, scusa, sì. Apro la parente, come diceva Totò, e poi chiuderò la parente. Il Lukaku che non era più all'Inter è un'idea del signor Marotta? Lukaku. Prima avevo chiesto chi ha dato il sì, lo secondo me è dello stesso Lukaku l'idea. Come? Secondo me è dello stesso Lukaku. No, ma ce l'abbiamo tutti con il giocatore, non è così, ragazzi, non è così. Avere, il giocatore avrebbe voluto rimanere all'Inter, non è vero, gli abbiamo dato del coraggioso. Saranno 4 mesi, saranno 4 mesi che ci inventiamo cose, non so. Io so una storia, secondo me il giocatore avrebbe voluto rimanere all'Inter. Non so se a Lucianone risulta. Ti dico io una cosa, e questa è la pura e santa verità. Lui è stato assediato da alcune richieste perché praticamente si voleva evitare che Lukaku potesse andare ancora all'Inter. Quei giochetti che si fanno durante il mercato, tu mi guardi, e Lukaku ci è cascato con tutte le scarpe. Questo è il punto, focale della cosa. Beh, Luciano, se il Chelsea avesse accettato il conguaglio di 40 con dentro Vlahovic, la Juve l'operazione l'avrebbe fatta, non era uno scherzo, non era una azione di disturbo quella della Juve. Ma mica solo la Juve, no Paolo, la Juve. Beh, c'erano gli arabi, è vera la cosa. Va bene, ti lasciamo rispondere al telefono così ne approfittiamo per andare in pubblicità, rientro a proposito di mercato dell'Inter, a proposito di attaccanti, parliamo un po' di Taremi, facciamo un po' il punto su questo giocatore. Tra poco, Paolo... In parte l'altro Paolo Bargigia ci ha già detto che secondo lui su Taremi non c'è molta trippa per gatti già a gennaio, però l'Inter è una situazione che sta tenendo monitorata anche perché il giocatore scade a giugno, no? Resta in rada, giustamente una,
società importante come l'Inter, con uomini di mercato importanti come l'Inter, devono monitorare le situazioni. Ciò non vuol dire che la chiuderanno, anche perché oggi il pensiero del Porto può essere X, domani può diventare Y. Parliamo di un giocatore comunque ha superato i 30 anni, che molto probabilmente a giugno lascerà il Porto, quindi si può anche entrare nell'ottica. Che non sta facendo benissimo, credo. No, quest'anno. No, non sta facendo benissimo. Ho visto dei numeri un po' bassini quest'anno. Rispetto ai soliti ha abbassato un po' il suo standard, probabilmente già in estate si vedeva lontano dal Porto e poi non è riuscito diciamo a ricalibrarsi. Le ultime poca sugli roba, umori, sugli umori Paolone, portoghesi. Dimmi. Mi pare che sia sullo sprofondo questo signore o no, ultimamente no, beh, tanto per dire. Sì, sì, non sta ripetendo i grandi numeri che l'hanno visto protagonista. Non sta ripetendo i grandi numeri che l'hanno visto protagonista negli ultimi anni. Comunque dicevo, l'Inter a livello numerico l'ha davanti a posto, perché ha Thuram e Lautaro che sono i titolari e i sostituti sono Sanchez e Arnautovic che presto tornerà diciamo ad essere al 100%. Diciamo che Sanchez Arnautovic, nonostante Sanchez abbia timbrato una volta in Champions League, non stanno convincendo appieno i vertici nerazzurri, allora si potrebbe tentare diciamo questa ciliegina sulla torta, perché sarebbe un surplus a livello numerico, sarebbe un surplus a livello di costi, però insomma il gioco potrebbe valere la candela, quindi l'Inter continua a monitorare la situazione, mettiamola così. Tu Paolo dici forse lo si fa per giugno ma non per gennaio? Io penso che il Porto intanto in corsa nel girone di Champions non abbia assolutamente intenzione, abbia messo in preventivo anche di perdere il giocatore in estate perché non rinnova, ha comunicato che non rinnova, ma lo stesso Taremi dicono degli agenti che stanno un po' seguendo il caso, cioè comunque sta facendo delle valutazioni perché arrivare a fine, cioè intanto all'Inter lui non farebbe il titolare. Certo. Intanto non farebbe titolare. Con Lautaro e Thuram di adesso sicuramente. Cioè, esatto, no. Esatto. E invece arrivare a fine stagione a parametro zero, tra l'altro raccontano anche che ha già avuto dei sondaggi per una proposta, poi non so se l'accetterà in Arabia Saudita, per esempio, o comunque anche mercato in Premier. Io non penso che l'Inter, intanto dovrebbe forzare una situazione, non sai se riesce a forzarla perché c'è la volontà del Porto per il momento di non darlo. E il giocatore non mi sembra, non lo raccontano così deciso a spingere per farsi cedere per venire all'Inter. In questa fase della stagione. Non è molto convinto di suo, tu dici. Ma sai, se tu vai a fine contratto e comunque sai che vai in un posto dove non fai il titolare, comunque rischi poi no, di stare in un imbuto e mentre ti puoi fare tutto un tuo mercato quest'estate quando sei svincolato. Cioè io non la vedo. Se mi dovessi chiedere delle percentuali, Taremi all'Inter a gennaio, io ti dico 20-25%, non di più. Forse ad oggi, un pelino più alta quando c'era il punto interrogativo su Arnautovic. Se Arnautovic, come sembra, già settimana prossima con Salisburgo torna disponibile e dovesse giocare con una certa continuità, no? Magari già lì le percentuali si abbassano. Sì, ma facendo i conti anche con un Porto che per il momento però è presto. Insomma, secondo me se fai un'operazione del genere vedi come va il girone, vedi come sei in Champions e comunque è una roba proprio da gennaio pieno, non da inizio gennaio. Non da due mesi prima. Okay. Sì. Perché mi date questo dispiacere? Parlando di Arnautovic. Allora io mi ricordo un gol di Arnautovic, però in un Bologna-Inter o sbaglio? Sì, quando c'era sulla panchina Simone Inzaghi che facendo perdere lo scudetto all'Inter l'ho regalato a Milan. Io ricordo l'ultimo gol del signor Arnautovic non segnato per l'Inter. Per l'Inter i gol sono questi del signor Arnautovic, che non riesco neanche a pronunciare bene, comunque sono zero. Io quando sento parlare di Arnautovic e dell'altro, lasciamo perdere, facit indignatio versum, sai che Giovenale diceva così. Caspita. Cioè, l'indignazione che mi dà la parola Arnautovic mi fa parlare e anche scrivere, vedi gli striscioni, eccetera, eccetera. Ma ragazzi, e l'idea di prendere Arnautovic e l'altro, chi è l'altro? L'altro attaccante? Sanchez. Sanchez, certo. Ti ricordi di Sanchez all'Inter di qualche anno fa? Qualcuno gli ha fatto vincere una Supercoppa italiana. Qualcuno se lo ricorda? Gli ha fatto vincere una Supercoppa italiana al 120esimo. Con la Bravo. Juve. Però è quello che è andato via, ha voluto la buona uscita. Sì, è vero. Casini su casini. Vai Luciano, salvaci tu. No, Danilo si sbilancia, poi dopo cade in questi piccoli errori. Io mi ricordo sempre quando tutti dicevano che l'Inter
prendendo Turan e mandando via Zego e Lukaku si era indebolita. Io credo che sia proprio esattamente il contrario, perché bisogna conoscere i giocatori. Quando evidentemente il Marotta, caro Danilo, ha visto molto Lilian, il papà, ha visto delle partite del Borussia Mönchengladbach e prima di prendere Turan ha valutato bene le situazioni. Questo è un giocatore giovane con il quale può fare il ciclo. Zeko praticamente è un giocatore che aveva già finito di giocare a quei tempi lì. È una società di calcio, si deve mettere in condizioni di fare dei cicli per avere anche un bilancio attivo, a parte il fatto che l'Inter in questo momento non ce l'ha, però voglio dire, è così che si fanno i bilanci attivi. Ma due giocatori così, Luciano, non si comprano. Non si comprano, i problemi dell'Inter sono altri. No, ma non si prende allora un ex. No, ma lui parla di Turam, eh? Lui parla della bontà dell'operazione Turam. Sì, sì, ho capito. Quello tanto di cappello. Tanto di cappello. Danilo, il problema di vendere, cioè di lasciare Zeko, praticamente non ha comportato niente di straordinario, anzi, ha migliorato la situazione perché voi adesso trovate un ragazzo, e questo non si esprime qui e in Italia adesso, l'ha fatto col campionato nella Bundesliga, praticamente lui serve il compagno nella stessa maniera che sa tirare in porta, quindi è uno che partecipa all'azione ed è molto utile per Lautaro e Lautaro è utile per lui. Io credo, semmai, se mi dite le riserve che non sono all'altezza, io lì mi zitto. Arnautovic non so quello che possa valere in questo contesto qui, però in un certo momento a Bologna ha fatto anche discretamente. Assolutamente non sì. Voglio valutare questo. Vi dico soltanto che la coppia Lautaro-Turam è una coppia che si farà rispettare da tutti. Non dimentichiamo, faccio un inciso, che l'Inter stava trattando Scamacca. Sì. E poi evidentemente comunque stiamo parlando di un club sotto financial fair play e quindi con il rilancio dell'Atalanta 25 più 5 di bonus eccetera, sì, il giocatore è andato a Bergamo, cioè voglio dire, non si può pretendere troppo da certi club, parte dei club italiani in generale, perché le rose perfette le può avere il City, cioè le posso avere in Premier, ma guarda che l'Inter secondo me ha fatto miracoli in una situazione finanziaria coi conti controllati dall'UEFA, così è chiaro. A me sembra che sia così, Paolo, mi sembra che abbia fatto dei miracoli. Poi se veniva Scamacca praticamente era o titolare lui o Turam, attenzione. Sì, sì, è vero, si sarebbero giocati il posto loro due. Comunque, certo, insomma, certo. Meglio avere quei problemi, credo, no? Turam non è di ora l'acquisto. Turam con Lilian, il papà, eccetera, ne parlavano due o tre mesi prima, attenzione, perché sì, io sì. Questa cosa l'ho seguita attentamente e quindi sono valutare. Due minuti ragazzi, lì nella regia, e poi vi raccontiamo di un derby di mercato che sta per iniziare tra Inter e Juventus su un giocatore in scadenza a giugno, molto molto bravo, chissà se questo piace a Danilo, boh, speriamo, ci proviamo. Due minuti, siamo di nuovo insieme. E come facciamo a spiegare a casa adesso dove stavamo andando a parare? Fierro stava venendo cazziato, esatto. Anche in maniera grenosa. Fierro non sa che la prima partita del Mago Herrera venne giocata a Bergamo in interviste 5-1. 25 settembre 1960. Tu cosa stavi facendo il 25 settembre 1960? O ti giustifichi, no, non posso, o ci dai una giustificazione plausibile. Non posso giustificarmi, ma sono... Perché? No, dimmi perché, se io ti rispondo subito. Se dici che non eri nato, si incazza ancora di più. Non ero ancora nato. Non eri ancora nato. Perché non sai chi era Napoleone? Anch'io non ero ancora nato quando Napoleone vinceva Austerlitz e perdeva Waterloo. No, però lo sapeva. Mi piace che mi spieghi. Guarda Luciano come cose. Se la ride. Guarda Luciano, bello sereno, se la ride. Luciano, lo sapevi tu che ha vinto 5-1 l'Inter con l'Atalanta nel 62? Tu quel giorno c'eri nel 60, non nel 60. Dove eri quel giorno nel 60, Luciano? 25 settembre del 60, dove eri? Non mi ricordo allora, però da qualche parte non ti so dire con precisione dove. Ma del risultato io proprio a quei tempi lì ed ero tifoso dell'Inter, attenzione a quei tempi. Attenzione, questa è la notizia. Luciano, come eri tifoso dell'Inter? Bravo Luciano, eri amico anche del Mago, magari sì. Eri amico del Mago. Sì, Mago Forest amico lui. Se ti racconto una cosa di Herrera ti metti a ridere.
quando facevano l'appello del martedì, se ti ricordi, io ero al Torino, no? E sono andato a Milano con l'autista. L'autista è 2 metri, era del Torino, e Herrera 1,70 m, e c'erano tutti e due l'impermeabile bianco. Quando è finita la trasmissione, l'autista mio ha preso l'impermeabile di Herrera, però gli entrava neppure la manica, però l'ha portato via. E io durante le trasmissioni che sono andate avanti, ho detto, dico, ragazzi, un giorno dirvi una cosa molto importante, ma è uno scoop, ve lo dico alla fine della trasmissione. E tutti aspettavano la fine della trasmissione, io dissi a Maurizio Mosca di Herrera di riportare l'impermeabile dell'autista mio, perché praticamente quello che si mette lui non entra neppure. Una bella storia. Ma in tutto questo c'è, scusami, eri tifoso dell'Inter? Allora, io da ragazzino ero tifoso dell'Inter perché c'erano dei giocatori che mi piacevano, poi dopo ho conosciuto il dirigente dell'Inter e ho messo di essere più. Vabbè. clamoroso al Cibali, diceva Luciano Moggi da Sandro ragazzino Ciotto. Era però, fino a che età sei stato tifoso dell'Inter, Danilo, Luciano? No, scusate, ascolta Francesco, però io ho delle persone che praticamente sono affezionato. Uno, per esempio, è un gran tifoso dell'Inter, Ignazio La Russa. Ma lo stesso Moratti, che io non credo. Stavi per venire all'Inter, adesso, mi ricordo. Adesso, sì, beh, lo stesso Moratti, che praticamente adesso fa delle dichiarazioni, magari anche fuori luogo, però non è stato lui l'artefice di alcune cose che sono successe. Lui praticamente il difetto suo ha lasciato stare. Ha fatto fare ad altri. Sì, ma dimmi solo fino a che età sei stato tifoso dell'Inter. Beh, non lo so, una quarantina d'anni. No, è ancora tifoso dell'Inter. Ma allora, di che sei ancora tifoso dell'Inter? Questa è la notizia. Bravo, Luciano. No, io sono tifoso, sai di chi? Di chi sa lavorare. E per me Marotta, contrariamente a quello che pensi te, Marotta e praticamente Ausilio, ma soprattutto Marotta, che è stata la più grande perdita della Juve, ricordati. Sì. Perché se davano retta a Marotta, probabilmente Ronaldo non veniva alla Juventus e il debito non c'era, tanto per cominciare. Ausilio sta dimostrando di essere uno di valore, quindi ci hanno accoppiata. È la accoppiata migliore di tutte le altre società di calcio. Vediamo e se. Ricordati, quando io ho detto. Vai, finisci, Luciano. Finisci. No, quando io vi ho detto a voi all'inizio del campionato che Lazio e Napoli non avrebbero ripetuto praticamente quello che hanno fatto l'anno prima, l'ho detto perché alla Lazio gli manca l'artefice dei bilanci attivi assieme a Lotito, ovviamente, che è Tare, che è uno se no, è alla stessa altezza di Marotta. Poi gli mancava Milinkovic, che l'hanno venduto. A Napoli praticamente gli manca un direttore, probabilmente gli manca più un direttore di un giocatore, perché altrimenti Osimhen non sarebbe 20 giorni che sta in Nigeria e ancora non si sa quando ritorna. Questo è vero. E questi sono motivi per cui io ho detto che il Napoli e la Lazio non avrebbero ripetuto il campionato dell'anno scorso. Mi auguro di essere stato praticamente non felice nel vaticinio, però ci sono vicino. No, ma era giusto specificare queste cose perché, insomma, tu ci hai ascoltato, ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, tu non c'eri ancora. Ti dirò, Francesco, ma ti dirò anche un'altra cosa. Prima ho sentito Paolo, magari errando, ha detto che è stato fatto fuori. No, Tare. Ha dato le dimissioni e non è stato fatto fuori, si è tolto da quello che era un ambiente. Non ho detto che è stato fatto fuori, ho detto che comunque non aveva buoni rapporti con Sarri e la cosa ha prodotto che Tare non fosse più il DS della Lazio e al suo posto Lotito portasse Fabiani, che tu ben conosci e che era con Lotito alla Salernitana, no? Questo no, ma io. Cioè, avevo fotografato una situazione. Sì, aveva detto questo. Avevo dato giudizio. Paolo, ci dici qualcosa su questo titolo che stiamo leggendo? Il derby di mercato, cioè su Zielinski c'è un bel movimento, eh? È chiaro che ci sia, parliamo di un centrocampista molto importante, di solo 29 anni, quindi comunque non giovanissimo, ma neanche attempato nel pieno della maturità, con contratto in scadenza. A giugno, un contratto difficilmente rinnovabile con il Napoli perché le parti continuano a essere
a essere distanti. Zielinski milita in azzurro da 7 anni, in azzurro resterebbe volentieri, ma De Laurentiis abbassa troppo le proposte rispetto alle richieste. Zielinski oggi percepisce 3 milioni e mezzo di euro l'anno, De Laurentiis gliene darebbe 2,5. Addirittura c'era stata una sorta di accordo tra le due parti, ma De Laurentiis avrebbe voluto che il giocatore percepisse 2,5 già da quest'anno, quindi cambiare il contratto in essere già dall'anno, e Zielinski a questo non è voluto scendere. È chiaro ed evidente quindi che l'Inter, che tanti parametri zero negli anni sta prendendo, è molto interessata alla situazione, la osserva, non ci sono offerte ufficiali, ma c'è comunque un interesse, così come un interesse potrebbe arrivare dalla Juventus ed è giunto lì che Zielinski prese nel 2016 al Napoli. Non ci sono offerte ufficiali, non vi stiamo parlando di offerte ufficiali, diciamo che squadre importanti come Juventus e Inter è giusto che monitorino la situazione e la terranno monitorata. Sì, no, ma anche banalmente, scusate, per un semplice derby di mercato, io credo che sia intelligente farsi derby per far sì che un grande giocatore non vada in un'altra squadra, anche solo per alzare le offerte di mercato. Però Paolo, la Juve, scusa Paolo, scusa, io... tu vai praticamente a parlare dell'Inter con Zielinski, no? Ma lì è nel ruolo di Frattesi, perché Frattesi mica è un centrocampista, o è in esterno o a mezza punta, e Zielinski è la stessa cosa, l'hanno usato da interno per poche partite, ma vedi, come vedi, non è certamente l'uomo del centrocampo. Sì, però questo non c'è dubbio. Hai ragione Luciano, però l'Inter avrebbe voluto prendere Samardžić, che fa l'interno di centrocampo. Prendere Zielinski a costo zero può essere un affare, ecco. Ecco, io voglio solo aggiungere questo. Posso dire, Luciano? Vai Paolo. Certo. No, perché sennò non... No, io voglio dire questo. Sull'Inter è una cosa, voglio dire, che comunque che ha una sua logica. Ricordiamo che Zielinski, pur non rinnovando col Napoli, aveva rifiutato una proposta dell'Arabia Saudita quest'estate. E ricordiamo anche che lo avrebbe voluto o lo vorrebbe se resterà Sarri alla Lazio, però mi sento di raffreddare molto in questo momento un ipotetico interessamento della Juve, ma proprio perché Giuntoli comunque, perché Giuntoli l'ha portato, perché lo conosce, però nella nuova politica della Juve c'è la ricerca di giocatori più giovani e comunque più giovani e o con ingaggi. E come ruolo che interessa. Sei d'accordo? Non credo interessi a Giuntoli per la Juve, Zielinski, da quello che sono. È l'esatto ruolo di Rabiot. È chiaro, sì. Ed evidente che se Rabiot dovesse restare alla Juve, allora l'ipotesi va a cadere facilmente. Certo. Se Rabiot dovesse andare via, il ruolo è quello: è interno, sinistro. Sì, però credo che cercherebbero altri giocatori profili. Più giovani. E ne parliamo tra 2 minuti. Vediamo di capire tra 2 minuti quali potrebbero essere i profili per il mercato della Juventus, magari già per gennaio, perché c'è una situazione contingente abbastanza difficile da gestire. Pogba e Fagioli, di fatto la Juventus li ha persi e quindi chiaramente la squadra è corta. È vero che gioca solo una competizione a settimana, però là bisognerà in qualche modo intervenire. Come avversario scudetto, Antonio, la Juventus quanta paura fa, se fa paura? Ma a me la Juve non piace come gioca, detto proprio francamente. C'è una squadra che continua a vincere in maniera... cioè, sono anche bravi perché portano a casa il risultato, ma col Milan l'abbiamo visto, partita da 0-0 riescono a portare a casa il risultato. L'ultima partita vinta proprio allo scadere, però è lì, la Juve lotta. Sì, però Antonio, se non annullano gol a Kane, il primo, il secondo, vi dice 3-0 quella partita lì. Cioè, ho capito, però intanto erano 0-0, cioè cosa... Sì, vabbè. Sono stati però annullati. La Juve è migliorata anche nel gioco, difende più alta, giocano più vicini, è chiaro, non è brillantissima. Tu la vedi così migliorata la Juventus? Un pochettino sì. Beh, anche gli indicatori, la protezione dell'area, l'anno scorso difendevano bassi dentro l'area, si difendevano in 5, quest'anno Allegri si difende da 3, diventa 4 in fase di non possesso, non più 5, è un po' meno passiva. Chiaro che non è un gioco brillante, non lo potrei mai chiedere, però anche i gol degli attaccanti, poi si sono fatti male, Chiesa e Vlahovic all'inizio, cioè ha dei riscontri nei numeri migliori, nettamente migliori dello scorso anno. Poi è chiaro, non è bellissima da vedere, però
ringiovanendosi, lavorano più forte atleticamente, non hai cari atletici, sì, è una squadra, Paolo, che corre, parliamo di una squadra che deve solo ed esclusivamente concentrarsi sul campionato, quindi anche la gestione della squadra, della rosa e degli infortuni è proiettata su una partita settimanale. Sì, beh, ma... sinceramente non mi piace come gioca la Juve, però è lì, quindi ha un merito, perché non è che sia in testa alla classifica, quasi in testa alla classifica, così solamente perché ma io dico che è migliorata, non che è bella, però può essere migliorata, assolutamente, può essere migliorata, è migliorata. Però non mi dà la sensazione di essere una formazione che può arrivare fino alla fine con questi ritmi, con questo livello di gioco. Cioè per l'Inter mi ha fatto un altro effetto, capito? Cioè l'Inter anche a livello di rosa, di gioco, mi ha fatto un altro effetto. Se il 26 novembre a Torino vince la Juve, magari iniziamo a scrivere un'altra storia, però c'è Juve-Inter. Io valuto per quello che è successo. Sì, dico, chiaro, non è brillante, non è bella, però ha una protezione della propria area, della propria porta molto migliore. Luciano, che ci dici? No, io praticamente do ragione a Paolo in questo senso, però a Paolo dico anche che la protezione della difesa più avanti è vero, ma con altre squadre. Se guardiamo la partita del primo tempo del Milan, era addosso al portiere, pestava piede a Szczęsny anziché andare avanti, quindi dipende dal valore degli avversari. Attenzione, adesso questa, però c'è una cosa, lì non giocherà bene perché si adatta al gioco avversario e combatte l'avversario partendo di rimessa, e se l'avversario non gioca, praticamente non gioca neppure la Juve, però fa risultati. E questo praticamente deve impaurire, perché se a questo punto la Juve, pur non giocando bene, si trova al secondo posto in classifica, esatto, com'è adesso, 5 partite che non prende gol, che può stare attaccata, e c'è un vantaggio enorme quando infatti Luciano, è proprio questa la questione, cioè la Juve, pur non giocando un calcio brillante, è a 23 punti, cioè a meno 2 dall'Inter, sì. Sì, ma Antonio, anche dopo. Di solito questa frase qui, di solito questo ragionamento lo si fa e si conclude, dice: se la Juve non gioca bene, è lì. Pensa quando giocherà bene. Ormai questa cosa qui non lo dice più nessuno. No, cioè, questa seconda parte l'abbiamo completamente omessa. Il continuo della frase. Francesco, la Juve non giocherà mai bene, perché se fa la partita, la Juve subisce gol. La Juve, quello per che non dico, subire gol, praticamente deve stare attaccata all'avversario, certo, e a partire di rimessa. Certo. Perché ha dei giocatori. Lo stesso Chiesa, che sono forti a portare il pallone per 30 metri, atleticamente in progressione, certo, e praticamente possono andare in gol qualsiasi momento. Questi che sono i giocatori ideali per il gioco di Ranieri, di Allegri. Di Allegri. Il quale, di Allegri, esatto, il quale praticamente agisce in una zona di campo un po' particolare, e loro atleticamente e anche come proiezione vanno fuori. Voi avete visto, tirano anche in porta e rischiano anche di far gol. Quindi noi avremo sempre una Juve brillante, più brillante quando gioca con le squadre forti, e il primo tempo del Milan ha dimostrato che la Juve si sa difendere bene, ma era rannicchiata nella propria area di rigore. Questo è vero. Dicevi, Thomas? No, stavo dicendo che la Juve ha subito 6 gol, che ne ha subiti 4 con il Sassuolo, quindi in 5 partite ha subito 0 gol la Juve. Ragazzi, sono dati importanti questi qua, Luciano. Ti fa capire che anche dietro si sono messi molto bene dietro, e calcola che lì davanti manca Chiesa e Vlahovic ancora, che sono a mezzo servizio. Quindi Thomas, si sanno difendere bene, su questo non c'è dubbio. Mettiamo anche che gli attaccanti avversari per adesso hanno visto quelli del Milan, lontano, Luciano. Vorrei dire, quindi andiamoci piano con queste considerazioni, però secondo me la Juventus verrà fuori anche meglio quando ci saranno le due partite infrasettimanali degli altri, e quando la fatica si farà sentire molto più di prima. Ma come si fa a non temere la Juve? Io non lo so, vivete probabilmente un'altra realtà. Allora, io su questo tipo di realtà ci sono da anni, da quasi mezzo secolo, eccetera. Ma la Juve fa sempre paura. Oltretutto, ha perfettamente ragione il nostro giovanissimo collega. Intanto la Juve non fa la Champions, scusate se è poco. E poi, ragazzi, la storia, com'è quel detto? La storia è maestra di vita, mi pare, no? Sì. Ecco,
E ragazzi, nella storia del campionato italiano di calcio divisione nazionale Serie A, ma vi ricordate cosa è successo alla beneamata in qualche circostanza quando giocava per lo scudetto con la Juve? Non so, vi ricordo solo, per stare all'altro ieri, neanche a ieri, all'altro ieri, 2 maggio 2005, ce lo ricordiamo? E il 16 aprile 1961, ce lo ricordiamo cosa è successo? Invasione del campo. Fiero se lo ricorda perfettamente. Voleva ricordarlo lui. Era lui. Ha ricordato quello del 60, di quello se non mi ricordavo quello del 61. Certo. Ma stai scherzando, il 5-1 dell'Atalanta? Nel 60. Ah, ti ricordavi l'invasione di campo Torino? No, caspita, lo sto dicendo. Non quindi quando invaso il campo, il risultato qual era? Thomas inventa. Vorrei fare una lezione da te, Danilo. Veramente. Vorrei capire. Thomas era chiaramente risultato. Stiamo parlando del 60, va bene. Io mi andrò a documentare. No, perché però, la Juve guarda già dov'è. Già c'è da temere la Juve. Ragazzi, la Juve è meno 2 dall'Inter. Appunto. E la Juve è, secondo me, lui dice non l'ha vista bene. Ma io l'ho sempre vista, se non bene, quasi bene, ragazzi. E se no non potrebbe avere la classifica che ha. Ma ragazzi, la Juve da temere sempre. Sì, da temere sempre. Anche se io temo molto di più un'altra squadra per ragioni sentimentali. Però la Juve da temere sempre. E comunque. Va bene, 2 minuti nella regia. Nella Juve gioca un giocatore che si chiama Dusan Vlahovic, che sta attraversando l'ennesimo, viene da dire, momento di difficoltà. E allora chissà che in casa Juve qualcuno non stia pensando a qualche soluzione eventualmente con per Lukaku vinceva lo scudetto di giugno. Con Lukaku vinceva lo scudetto, vedi che mi dai l'assist perfetto. Ah, anche sì? Di questo parliamo. Bene. Tra 2 minuti.